Oh, cari amici radio e teleospettatori di questa radio Stun in Arto, buonasera a tutti, io sono il mago Obel, che ho stato tanti anni alla Svizzera, ho fatto la scuola di capire tutto, quello il futuro, il presente, il passato, tutto, qua nella palla, qua c'ho la palla, nella palla io vedo tutto, tutto vedo. Stasera voglio per voi fare tutto l'oroscopo di tutti i segni zodiacali, però solo per gli ostunesi. Mi dispiace, solo per gli ostunesi. Dovete solo avere un poco di pazienza e di attenzione, che io, siccome ho stato tanto anno alla Svizzera, l'indialetto, non tanto che lo faccio molto bene, quindi io devo leggere questo, l'indialetto degli ostunesi. Pronti? Pronto. Allora, cominciamo l'oroscopo dell'acquare, Ma devo fare serio, eh? Acquaro. Finalmente una buona notizia. Dopo tant'anni che sopportate se rocata, che venne sta con voi da quando rimorso lo marito verso la metà di marzo, se ne esce a Milano. ci vanno tramite un chattamento. Ha conosciuto un cristiano pure il vedovo, che l'ha convinto a mettersi con niente. Attenzione. Ma non ti sta appreciando assai, però, cara, acquare, non ti sta appreciando assai. Perché con lo carattere che tiene, e tu ne sei una cosa, che questa relazione e convivenza avrà la picca. E verso settembre se ne va a venire a casa. Oh, questo se la convivenza non ci è buona. Se invece la convivenza va bene, non a settembre, a agosto, se ne veni a casa da ieri e lo convivente, capito? Beh, va bene, è tutto. L'importante è che stia la salute, che a te non ti manca. Bene, lo mettiamo da parte l'acquario. Prendiamo adesso l'oroscopo del Sagittario. Lo Sagittario, sempre per gli ostunesi. Caro Sagittario, non ti fregaggiù la capa perché era femmina. Che era netto bocchiare, ci capisci tu? Ha voglia che gli manni sempre fiore e rialo? No. Tu stai di sangue solamente senza aver niente. Allora, a che era? Non ti frega niente che tieni i soldi. Che tu passi e spassi sotto la casa con quella sorta di magna. Gli è da manca di tremendo. A che era, gli piacciono i belli giovani, capite? Che le palestrate. Allora, quindi, fate capace una buona onda. Scusa. Sti che era poveretta, che era giovane, ne so, a casa, dallo piano di Sus, no? Dice, ma è brutta cedda. Sì, ma stai buona però, te non un sacco di proprietà. C'è proprio... Tu vai a casa, fangelo pensiero, ristello comunque ti consiglio di rimanere solo, come stai. I soldi non ti mancano, e allora pensa a divertirti e basta. E abbiamo fatto, caro telespettatore di radio e televisione di Radio Stun in Arte, abbiamo fatto anche questa della Sagittario. Beh, mo prendiamo uno un po' più potente. Dura, eh? Toro, madonna, quando sento Toro ti faccio. Allora, sento, caro Toro, vediamo che dice la palla, Toro. Cussanno per il Toro, non ci sta nessuna novità, quindi, posso pure farmi le leggi, ma guarda la gente. Posso soltanto dice che sto non parlo di cose che tu non succedo, eh? Una cosa bella e una cosa brutta. Dunque, la cosa bella è che questo mese, siamo buona, finalmente, dopo tanta volta che ricicati che erano ombre, esce drezzare una bella quaterna. Che ti fa vengere un mare di soldi. Veramente, un mare di ternis. Questa è la notizia bella. La notizia brutta è che, quando ti ha lavato le canze,
già controllati ciò che teneva in dalle pante. E da che sica, lo tagliante della quaderna è uscito distrutto in dalla lavatrice. E ci vuoi fare la uccidere? Fatti una risata e continua a sciacare. Basta che stia la salute, cara Nattamanga, cara Toro. Ma, abbiamo finito? Ah, non è, sto male, meu, eh. Come ne dici di Cristiano? A me no, una mesina. E allora facciamo a sorteggio Vergino, attenzione. Ma stasciamo buono, voglio dire, va bene, no? State capendo tutto, sono chiare, le notizie sono buone. Ma non è che sono le notizie, che pure che li voglio da meglio. Poi svegliare, chi sono? Che fa? Allora, parliamo adesso dell'oroscopo della Vergine. Allora, caro Vergine, tranne che ne succeda un miracolo, sentimi bene che vede la palla, qua vede tutto, eh? Tranne che ne succeda un miracolo, fra un paio di mesi la ditta ci vanno a steffatia va a fallimento. E ci maffamo? Prima ci di Cristiano, esce a fallimento, purtroppo. E quindi di conseguenza la quale io rimani senza fatica. E con i tempi che corrono ne è tanta facile a chiannananda. Oh, ma non ti preoccupare, sai perché? Camusti lo reddito di cittadinanza. Oh, e quindi stai coperto fino a quando una iaccia non andrà fatica. L'unica fregatura poi è che c'è cato questo governo, cure che venne dopo, è capace di cangia pensiero e che sa legge la leva. Ma tu non te ne frega, basta che dia la salute. E allora, io penso che sta sciamo buono, cioè. Pesce, eh? Adesso facciamo l'oroscopo per il pesce. Vediamo. Immagino la palla che qua. Ma questa palla gira, eh? Meno male che una. Pesce. Nei primi mesi di quest'anno, per causa dello freddo, io ne tornai a chiedere dolore allo cenucchio che donna addolossato per tutto l'anno passato. Ma verso aprile, il richiamo picca. Però state attenti a lo mangiare. No, sai perché? No, non lo spiego. Che verso giugno, con lo cavate, sono a presentare tanta di chiedere dolore di vendere. Capodomise torna a procurare una diarrea che a Cristo suo il tuo padrone. Oh, di soldi non ne parliamo proprio che meglio, eh? Tutti quelli che li mise da parte sotto lo materazzo per cattarti la macchina sono fregati di surge. La prossima volta portalo alla banca, minchiarilo. Ma quante segni sono rimasti? Bene, sono rimasti buona rete. Allora, leva quelle, mette queste, quelle, qua. No. Cangre. Avete come? Che bel segno. Cangre. Pellinate sotto a questo segno, avesse proprio un anno, deve essere. Non affrega la mano. E perde di chiede, casita. E spende un precipizio di soldi per farti cangiare la serratura. Chi i soldi che viene alla banca per la causa dello spread che chiamano, c'è un attimo di pigli prima li perde proprio. Stava arrivando molta salata a causa di cure cesse abusive che ti faceste fuori, eh? E prima Cristo c'è un attimo la fa che ne sgarra proprio. Verso settembre, attenzione, aveva scattato lo tubo dell'acqua, stava allagato tutta casa, pigliato un canotto, gli apre gli uecchi, casiamo quando soldi se non esci per rifare tutto l'impianto. Ma tu non ci pensare, l'importante è che la salute ti accompagna. Cari amici ostunesi, io mi auguro che questo mio linguaggio che sto usando nel parlare di queste, diciamo, orospoco, che sia comprensibile, perché io dopo tanti anni della Svizzera l'indialetto, non tanto che me lo ricordo molto bene. Allora, ma adesso vi faccio l'orospoco. Vediamo. Madonna come girano le palle qua, vedi.
l'oroscopo della valanza, la valanza. Oh, per la valanza nessuna novità manca per quest'anno. Oramai li provate tutti. Benga Migliarda continua a provare arte piatto, freddesiac, li cozzi, a base di peperoncini piccanti, le cose non ci sono a funzionare alla meglio. Ancora non li capite? Che ormai... Ma aspetta, qua non ci sto capisco che stai dicendo. Scusa, ancora non li capite che ormai i scinnanze soltanto a cucchiere famoso pennolo, ecco perché non ci sta a capire. Che di pennolo, va bene. Ci vuoi chiedere che Pigliardo è una classe? Decidi di passare dalla farmacia e a Catri. Oh, vide camù, nasce di tanta qualità, eh? Nella palla c'è una certa qualità. Allora, tu pigli a chiri azzurri, chiri celestri, che funzionano, sono di me, sono i più potenti, eh? Ci non ci funziona manco cucchiere, lascia stare le cose come stone, la sera cocchi e due. Per fortuna almeno la prostata funziona ancora. Ah! E allora? Beh, ne sono rimasto niente cinque, che muni mi ha fatto tutto ben fatto. Vediamo qua. Scorpione! Oh, scorpione. Amici cari dello scorpione, plinate sotto a questo segno, quando vagliasse l'anno delle rotture. Il rombo con cura amica tua, di cui la quale non voglio fare un nome, che aveva un'anna che non lo suo FQ per l'amore che stai sempre a parlare di politica. Il rombo con tutti i parienti, che ti stanno a rompere da quando è morta che era vecchia zia e ti ha lasciato tutta la proprietà a te. Il rombo con lo principale tuo, che ogni giorno ti rompe, mo con una scusa, mo con un'anna. Il rombo con Migliarda, che te li rompa da quando li sposate. Oh, mi raccomando però a te, quando rimani solo, eh? Ma gli apri le orecchie come cammini, perché ci vuoi pigliare la caduta, ti rompe tutto l'osso, gli apri le orecchie, meno male che la salute è buona. E siamo quasi verso la fine, cari amici. Radio, tele o i spettatori di questa televisione di Radio Studio in Arte, che io sono stato invitato, che mi hanno detto di venire qua dalla Svizzera. Io stavo tanti anni alla Svizzera, ho fatto la scuola e l'indialetto adesso, meno male che ci stanno qua tutti quelli che Lillo che è bravo nell'indialetto e mi ha dato qualche lezione, ma io vi voglio leggere adesso l'Arieta. Arieto, Arieta, gli dite, non dell'angelo, mi dite che era, fermate da Arieta. Allora, finalmente, dopo 20 anni che era questione che teneva aperta con l'animale, che era che si voleva essere chiamato, che teneva lo fondo a parete tua, stava risolto. Ma, siccome la si può stare tranquillo, se ne vai a prinanda con l'inquilino sul terzo piano, cura che non si faccia mai di cazzo sopra. Te l'ha detto già da volte, quando la sera gli esco con lo cane per portarlo a fare i bisogni, non vuoi più pigliare l'ascensore, dici che sente la puzza quando trasi niente. E ci ti scoppano da volte, te va a fare causa. Oh, però che sta volta ci ti faccio causa, mettete un avvocato buono, che cura che... I mise perché tanta questione ne ammaliva. Meno male che tiene la salute di fier, cara Ariete. E tiene pure i corni, Ariete. Scusa. Lione. Va. Cari radioascoltatori Lione, dopo tanta disgrazia, finalmente per questo segno si presenta un'annata eccezionale. Per la fatia, uno sbalzo di carriera ti va a portare un aumento di stipendi bello, consistente. Con una bella vincita al lot, ti potei accattare che da villa a mare, a dicembre verso l'uecchio. Ti va arrivare in eredità
di uno zio che se ne era giù in America, no? A della fatta fortuna. E non teneva, siccome non teneva filo, mo che è morta, ha lasciato tutte cose a te. Cara Leone. Peccato soltanto una cosa, che tutto ciò che sta dicendo è stato uno suono, caro mio. Quando ti portano all'ospedale, che te guardi che pigliaste che la macchina di ponta che ti pigliò preciso, è stato tutto uno suono. Beh, meno male che per fortuna che stai fuori pericolo, ma tanti auguri! E allora, cari amici, beh, mo ti malleggio Luca per guerra. Pellinate sotto a questo segno, se prevede un'annata di chire che era meglio che non ci veniva proprio, L'anno passato, visto che era bella fregatura con la banca, che per causa, dicono loro, dello spread, perdiste tutti i soldi. Quest'anno te ne tocca l'anno ancora più grosso. Ma come ti ci venne? Come ti ci venne? Dembri stare i soldi a cuore cristiano. Lo sapevano tutti che ne era buono. Mui sparito. E tutto attacca lo tram. Per fortuna che la salute è buona cara capricorno. E allora, caro amici radio telespettatori di Radio Studio in Arte, che mi hanno chiamato dalla Svizzera, io sono stato alla Svizzera tanti anni, cari miei. La Svizzera è là, sta là, io sto qua. Mi hanno chiamato per fare questo rospoco, la palla gira sempre, e allora per chiudere, amici cari, prendiamo questa portafortuna a tutti quanti quelli che abbiamo letto l'oroscopo, compresi i gemelli che stiamo leggendo adesso. Ancora, ste chiance che mi gherda tallassate, caro gemello. In vute sta sorta di fortuna. C'è cosa vuoi chiani più dalla vita? Quest'anno vedo come si sta buono senza tanta parola in dagli orecchi. Per le prime due mesi stato bello scocetato e va a divertire un picco che verso aprile e conosce un'altra femmina che ti va a far perdere la capa. State attento però a non metterti un'altra croce da casa. Tienitela per un picco. Fali fatti tu e polasla. Che era, porta numero per la capa. Non si sta meglio solo. Non ti manca niente. La salute, per fortuna, ve proprio a buona. Beh, cari amici, tele radio spettatori di questa emittente che è Radio Studio in Arte, il mago Obello, vi saluta. Dopo che ho detto tutto l'oroscopo e vi lascio questo peperoncino piccando che porta fortuna a tutti il 2020. Un momento. Mi dice la palla 2020, ma sempre 2020 sono, no? E allora, buona fortuna a tutti e tanti cari auguri di questo felice anno nuovo. Che deve essere più bello di quello di prima, deve essere più bello. Ciao, ciao a tutti da Mago Obello!